Venite con me, la crisi per la scelta universitaria, gli esami, le ansie, i dubbi, le paure, guardatevi qua, ciao Nobby! Le risposte ci sono perché da qui parte. Siamo pronti a dare il via al Politecnico che ci piace. Allora, in questa meravigliosa striscia del Politecnico che ci piace, ci siamo fatti una domanda: ma si può studiare e lavorare contemporaneamente? Cioè, questa è una cosa importantissima, ragazzi, anche perché è importante tirar fuori delle riflessioni per poter capire se si può dare una risposta a questa domanda. Io l'ho detto già in un reel tempo fa, la risposta era affermativa. Ho sempre detto che lavorare, fare qualsiasi cosa, da lavare i piatti, perché tu parti e devi andare a lavare i piatti, vuoi prendere il primo stipendio, vuoi contemporaneamente toglierti l'ospizio, eccetera, eccetera, è importante. E fare questo ti dà la possibilità di dare più ritmo allo studio, anche più importanza. Il tempo è prezioso, non va sprecato. Quindi io ho già spoilerato quello che è il mio punto di vista. Ma accanto a me, per questa striscia del Politecnico che ci piace, questa domanda, ho... Io sono Andrea, studio ingegneria meccanica qui al Politecnico di Bari. E sei qua per dare un... cioè, perché sei qua? Perché se stiamo parlando di studiare e lavorare, tu che tipo di risposta puoi dare a livello di riflessione? Che studio e lavoro. Okay. Quindi sicuramente si può fare. Dunque, tu sei passato, scusami Andrea, dallo studiare solamente per un po' di tempo allo studiare e lavorare? Sì. Che differenza hai notato quando studiavi solamente al essere uno studente anche lavoratore? Beh, come dicevi tu, sicuramente c'è il problema del tempo. Molti studenti magari si preoccupano del ma poi quando ho il tempo di studiare, perché poi ci sono gli esami, c'è la sessione, però poi in realtà l'importante è anche sviluppare quelle che adesso si chiamano soft skills, quelle capacità anche di organizzarsi durante la giornata, di organizzarsi un mese, sapere che magari hai un determinato tempo per studiare, però è importante anche dedicarlo ad altro come il lavoro, perché sicuramente c'è anche bisogno di lavorare, perché sarebbe bello dire non ho bisogno di lavorare. Cioè, c'è l'orgoglio personale, no? Del fatto di dire io so bisogno di farmi l'esperienza mia, voglio i soldi miei, mi voglio campare, voglio dare una mano ai miei genitori. Queste sono tutte cose bellissime. Alla mia sinistra, tada, abbiamo Maria Antonietta. Maria Antonietta, sei qua per lo stesso motivo, perché? Perché io nell'ultimo anno ho lavorato in quanto ho fatto un tirocinio in azienda per poi laurearmi e soprattutto individuare quali sarebbero state le mie aspettative future, e attualmente sto facendo dottorato di ricerca qui al Politecnico. Mm-hmm. E posso dire che sì, si può studiare e lavorare, ovviamente bisogna organizzarsi le giornate diversamente, bisogna saper prendere i giusti ritmi, bisogna saper che non hai soltanto il giorno per studiare, quindi sei molto anche più lento, ti dai più tempo, bensì devi saper focalizzare meglio il tuo studio su determinate cose, in modo tale da riuscire comunque a performare durante gli esami e tutto nella vita. Io ritengo che questa, vedi, voi state descrivendo un po' questa sorta di acquisire una certa elasticità poi nel fare le cose. Quando hai meno tempo, non c'è niente da fare, ti organizzi meglio, scheduli tutto quello che devi fare in maniera molto più rigorosa. Se hai più tempo, naturalmente ti rilassi. Tutto quello che può essere distrazione, quando studi e lavori, ti devi organizzare anche il momento di distrazione. Sei costretto a farlo, impari. Se ci dovessero chiedere, facciamo finta che ci stanno facendo la domanda, vabbè, ok, mi sta dicendo che studiare e lavorare può essere una buona cosa, ma dove lo trovo sto lavoro? Come mi approccio a cercare il lavoro? Cioè, voi che consiglio dareste da ragazzi a ragazzi su come cercare queste opportunità? Prima di tutto, se lo fai soltanto per toglierti qualche sfizio personale, che poi quello è il motivo per cui noi giovani lavoriamo, si possono cercare anche le collaborazioni interne all'interno del Politecnico, okay, che personalmente ho fatto, ed è un momento di formazione, cioè di lavoro part-time, quindi anche più facile da gestire insieme sia al seguire lezioni che a studiare, oppure semplicemente all'esterno, anche per fare un'esperienza lavorativa inerente al proprio percorso con qualche stage sempre all'interno della stessa città, o semplicemente che può essere poi usato anche per il tirocinio. Aggiungerei, Maria Antonietta, inerente o non inerente, perché ovvio, attenzione, il lavoro non deve essere necessariamente all'inizio funzionale al fatto che io diventerò un ingegnere e quindi se non trovo... No, togliamocela dalla testa queste cose, perché il lavoro è esperienza innanzitutto, cioè le spalle te le devi allargare, punto e basta.
Andrea, che dici se uno dovesse cerca dove fa? Quello che hai detto, scusa Maria Antonietta, hashtag Poliba ti ascolta, il team orientamento che c'è all'interno del Politecnico di Bari, parlate, perché Maria Antonietta ha detto che opportunità stanno dentro il Politecnico già. Io ho sviluppato in questi anni l'idea del, cioè non è il lavoro che cerca te, ma sei tu che cerchi il lavoro. Certo. Cioè non è un aspetto che mi cada dall'alto un'opportunità, ma è attivarsi e cercare intorno a sé, perché ci sono le possibilità e non necessariamente andare a fare il cameriere magari sottopagato o con ritmi assurdi, ma ci sono opportunità di lavoro, quindi. Però anche quello ti forma. Sicuramente ti forma, non ci sono dubbi. Poi ci tengo anche a dire che anche il Politecnico mette a disposizione anche dei corsi di studio per, cioè più che altro una divisione del tempo come studente lavoratore che ti permette anche di non essere poi con quell'ansia del sono in ritardo, sto lavorando, non riesco a studiare, ma posso comunque, certo, accedere allo studente lavoratore. Anche quel, per esempio, senso di ritardo che viene fuori dal fatto che stai lavorando, stai cominciando a vi dovete assestare? Perché non è facile, quando passi a cominciare a lavorare tu ti devi assestare, hai meno tempo, accettalo quell'assestamento, cercalo, capisci piano piano come. Non dovete cercare subito le soluzioni. Un'altra cosa importante, dove si cerca il lavoro? Al tempo mio, che io non so, non c'ho 20 anni, c'ho manco 60 anni, sto in mezzo, però mi ricordo che c'erano i giornali, che c'erano i giornali, tu mettevi là con i giornali, cerchiavi, andavi. Adesso c'è tutto, ci sono i forum, ci sono le cose, informatevi, cercatele e guardate, vi cambierà la vita questa prospettiva, a parte che farete gli esami con un altro spirito. Poi c'è qualcuno che risponderà, io voglio fare il mio percorso di studio pulito, non voglio lavorare, non ne ho bisogno, non ne sento il bisogno. Lo diceva prima Andrea, ne dobbiamo innanzitutto sentire il bisogno, questa è una cosa molto bella. Bene, io posso soltanto dire che tutto questo hashtag ci piace. Io non so quanto si sentiranno questi applausi attraverso questi podcast e strisce, ma non fa niente. Ok, io direi che insomma questa striscia ci è veramente stata congeniale, siamo tutti contenti, molto contenti. Dal Politecnico che ci piace è, diciamo, tutto. Anzi no, diciamo dal Politecnico che ci piace. È tutto, ciao ragazzi.